Dottore Vecchio, quali sono oggi le novità in neurologia? Oggi ci occuperemo di una situazione veramente innovativa e particolarmente importante in un salto di qualità nel recupero dei pazienti con ictus cerebrale. Voi sapete che l'ictus è una delle più gravi patologie che esistono, la seconda causa di morte e la prima causa di disabilità. A completamento dell'attività della stroke unit relativa all'esecuzione in urgenza della trombolisi, epifenomeno della rete stroke che noi abbiamo all'interno della nostra provincia, oggi inauguriamo il percorso riabilitativo post-stroke in acuto che ci consente di entrare in rete con altri 5 centri della regione siciliana di eccellenza e collegati all'IRCS della Fondazione Bonino Puleo di Messina, al centro neurolesi. Questo consente di standardizzare le procedure di trattamento per i pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale finalizzando l'attività al recupero precoce della disabilità e, meglio ancora, cercare di evitare la disabilità. È un'azione, diciamo, innovativa, perché si è sempre aspettato di fare la riabilitazione successivamente a 7-10 giorni dall'evento chitale. Adesso la letteratura internazionale ci dà delle indicazioni che bisogna cominciare prima possibile. Noi siamo in questo momento in grado di poter cominciare subito con un trattamento, diciamo, di alta qualità, perché la rete crea questo know-how conoscitivo diffuso e consente quindi di realizzare questo obiettivo.